Come potete leggere, il messaggio è molto chiaro. Ci proviamo insieme per uscire con il proprio ragazzo e i propri amici per andare al lago. Mi è arrivato questo cerchietto, ma non capisco se mi piace o è orrendo. Non lo so, devo capire. In tutto ciò è tardi perché ancora mi devo truccare, mi devo fare i capelli, devo scegliere l'outfit e sono le 11:26. Loro mi passeranno a prendere a mezzogiorno e un quarto. E ho relativamente pochissimo tempo. Tra l'altro sono piena di imperfezioni, come potete vedere, perché è un periodo abbastanza stressante. Sto facendo un sacco di giri per lavoro tra Roma, Napoli, Milano e tra l'altro questa settimana ho l'esame di diritto pubblico, quindi in realtà io oggi dovrei studiare. Ma sono giorni che lavoro e studio e ho proprio bisogno di un momento, un attimo, per staccare e per uscire, perché ieri per esempio sono stata tutto un giorno a casa e i giorni prima sono stata a Milano per lavoro, quindi se no esco pazza. Spero che non torneremo tardissimo perché appunto vorrei studiare, ma anche perché domani sarò nuovamente a Milano e quindi devo preparare il tutto. In tutto ciò, oggi giornata di sole, speriamo, perché in questi giorni a Roma c'è un tempo che da far schifo proprio. Andiamo al lago di Bracciano. Io ci vado molto spesso perché a me piace un sacco e piace anche tanto anche a me. E non sono mai andata con i miei amici, quindi ci sta. Andiamo per l'ora di pranzo perché abbiamo prenotato a un ristorante a l'una e qualcosa, non lo so perché non ho prenotato io. Avevo già una mezza idea di come vestirmi, ma fa freddo, cioè non riesco a capire. I giorni prima facevano 780 miliardi di gradi che bisognava andare al mare e a farsi il bagno e adesso è arrivato il freddo. Sono letteralmente in crisi anche perché vorrei farmi delle foto carine. Sono le 11:33, vi giuro, io spero faccia un po' di ritardo, raga, perché sto ancora così, vorrei farmi poi i capelli mossi, perché mi sono scocciata di lavarli, dato che in questi giorni li ho lavati tipo ogni giorno, perché mi gelatinavano tutti per lavoro e poi devo rilavarli, e quindi ho bisogno di tempo. 11:39, fissiamo il tutto e con il make-up ci siamo, non so se andare a fare i capelli adesso. Vestirmi, ma sai che vi dico? Facciamo prima i capelli, termoprotettore perché cioè, sono proprio brutti. Mettiamo intanto il ferro a scaldare. Io utilizzo questo qui. Li spazzoliamo e li dividiamo in due sezioni in questo modo e li fissiamo con una molletta, un mollettone, non so voi come lo chiamate. Mi è appena arrivata una notifica da Bershka e c'era scritto tipo qualcosa, non ho letto tutto, però c'era la parola leopardato e mi sono ricordata che devo comprare quella con una leopardata che è andata super virale e avrei messo quella oggi, raga. Bellissima. Ore 11:46 e ho fatto metà testa. Le 11:50 e ho terminato tutti i capelli. Sono stata veramente velocissima e ho 20 minuti per vestirmi. Allora mettiamo un po' di lacca che mi si è rotta, non esce bene. E la mettiamo un po' così. E qui la situazione cambia perché Vincenzo mi ha scritto: ti dico quando partiamo. Quindi vuol dire che sono ancora ostia. Quindi vuol dire che è perfetto. E allora vediamo insieme che cosa ci offre il super armadio. Secondo me è nulla perché tutte cose estive. Ore 12 e mezza. Questo è l'outfit che è uscito fuori un po' vintage, un po' normale, in realtà molto nel mio stile. Devo coprire la giacca da mettere sopra. C'è il caos in camera mia perché non sapevo come vestirmi. E tra 10 minuti sono qui, quindi io vado. Cioè, ma vi pare normale che Vincenzo mi ha scritto esci, ma non c'è. Ma vabbè. Comunque, non so dove mettervi, ma il fit è questo. Ho messo anche la giacca. Bella, io ho teletrasportato negli anni 2000.